Essa dà vita alle luminose figure a sguardo incantato delle folle. Douglas Lee, il re della réclame luminosa, ne è l'inventore. Queste figure sono disegnate a scacchi perché sono formate di migliaia di lampadine una in fila all'altra. Gli episodi che esse descrivono, 14 all'anno, sono la creazione di artisti che devono preparare per ogni più piccolo movimento un disegno diverso. Occorrono infatti 20 disegni al secondo ed ogni disegno viene ingrandito più di 100.000 volte sulla grande réclame luminosa di Broadway. Tutti questi disegni vengono fotografati su una pellicola cinematografica che ne proietta 20 al secondo. La macchina di proiezione manda le immagini su uno schermo composto di migliaia di cellule fotoelettriche che, collegate da più di 270 chilometri di filo, riproducono la scena sul cartellone. Quando l'immagine intercetta la luce diretta verso le cellule, queste spengono la luce nelle lampadine corrispondenti della réclame luminosa. Similmente, qualsiasi corpo che intercetti la luce sulle cellule verrà riprodotto come un'ombra sul cartellone. Ecco perché la silhouette di questa ballerina che si sta muovendo tra la sorgente luminosa e le cellule può essere vista enormemente ingrandita in ogni più piccolo movimento. Questo grande cartellone misura 370 metri quadri e le decine di migliaia di lampadine consumano 200.000 watts. Nei laboratori di biologia dell'Università di Elon, a Carolina Settentrionale, si sta praticando un sistema di culture biologiche in grande scala per aiutare la ricerca scientifica. Da una decina d'anni, il dottor Powell e il dottor Martin hanno iniziato la produzione di microbi da usarsi nei laboratori scientifici, nelle scuole, nelle università. Dato che l'essenza della vita è identica per tutti gli esseri, i biologi si servono dei bacilli per le loro ricerche. Moltissimi istituti scientifici possono così fornirsi di bacilli per i loro laboratori. Questi bacilli sono elencati in catalogo e venduti sotto garanzia. Questo piccolo essere è un'idra il cui sistema nervoso è di grande interesse per la scienza. Per lo studio microscopico della vita, la modesta ameba è molto richiesta dai biologi. Essa è un essere trasparente, formata dello stesso protoplasma dell'organismo umano e, posta tra due lastrine, svela a migliaia di studenti il mistero della vita. All'Università dell'Illinois si è avuta la sensazionale scoperta di un nuovo protozoone chiamato Daphnia magna, la cui vita è molto simile a quella dell'uomo e per questo viene oggi studiata in molti istituti. Un giorno della sua vita equivale a un anno di vita di un uomo e quando essa è messa in contatto con dell'alcol, l'effetto di questo stimolante sull'organismo umano non può più essere messo in discussione. Ciò si ottiene diluendo dell'alcol in misura adeguata nell'acqua che contiene questo piccolo corpo, sul quale si studia pure l'effetto di altri stimolanti o di sedativi, poiché la circolazione del sangue ed il funzionamento del cuore sono alterati da queste sostanze. Si studiano così molte funzioni fisiologiche dell'organismo che porteranno a capire meglio i problemi della biologia. Al campo d'aviazione Langley, nella Virginia, il governo degli Stati Uniti, per mezzo del Comitato Nazionale Consultivo per l'Aeronautica, studia con grande successo i problemi dell'aviazione. Nuove scoperte che hanno rivoluzionato la velocità, la sicurezza del volo e la grandezza degli aeroplani sono state messe a disposizione dei costruttori e dei piloti americani. Ecco un nuovo apparecchio pronto per il volo di prova. Speciali apparecchi di precisione ne registreranno il comportamento durante il volo. Nulla può sfuggire a questi perfetti strumenti il cui scopo è quello di eliminare ogni possibile rischio nel volo. Il nuovo caccia decolla, munito di ogni strumento di controllo e seguito dall'obiettivo di una speciale macchina cinematografica. Questa macchina registra il comportamento dell'apparecchio durante ogni fase del decollo, segnando su una pellicola la velocità, la posizione e la rapidità di salita durante ogni istante della prova.
Finché l'apparecchio non è tornato a terra, nessun volo di prova può essere dichiarato soddisfacente. Questa macchina fotografa tutto il volo e permette ai tecnici di studiare il comportamento dell'apparecchio. Il decollo di un idroplano presenta dei problemi diversi, quali quello di sollevare dall'acqua una ventina di tonnellate. Per trovarne il modello perfetto, ogni tipo di galleggiante viene sperimentato. Un canale di circa un chilometro di lunghezza e di 4 metri di profondità ne è il banco di prova, mentre speciali strumenti ne registrano i risultati. Il decollo di un idroplano è molto complicato. Osservate un galleggiante nella corsa, che può essere portata fino a 130 km all'ora, tende a sollevarsi. È con esperimenti simili a questi che si cerca di alzare dall'acqua apparecchi sempre più pesanti. 20 o 40 tonnellate non sono certo il massimo limite raggiungibile. Ogni ritrovato scientifico è stato impiegato nella costruzione di questo grande idroplano. Anche i giovani aiutano nelle ricerche. Si danno premi ai modelli meglio riusciti e questo apparecchio, munito di controlli comandati a orologeria, è il precursore dell'aeroplano dell'avvenire. Il modello verrà provato in un piccolo tunnel aerodinamico per perfezionarne i controlli. Esso vola libero sulle correnti d'aria verticali in condizioni adatte alla sua misura e al suo peso. Quando i controlli si saranno aggiustati automaticamente, l'apparecchio darà un segnale. In questo momento critico, dei tecnici ne osservano il comportamento e una pellicola cinematografica ne darà il risultato. Il problema principale è se l'apparecchio è capace o meno di riprendere il controllo dopo una caduta a vite. E questo non ci riesce. Alcuni tecnici sono specializzati nello studiare il comportamento delle ali nell'aria. Una forte corrente d'aria originata da un ventilatore mescolata ad un gas, il tetraclorato di titanio, rende possibile di vedere il comportamento delle correnti d'aria sopra e sotto l'ala. Finché le strisce scorrono regolarmente sull'ala, tutto va bene. Ma è con l'inclinarsi delle ali, come succede nel prendere quota, che comincia la vera prova. Quando le strisce non seguono più il contorno dell'ala, ma si rompono all'urto, si è raggiunto il punto critico di pericolo che viene registrato dai tecnici. In questo tunnel aerodinamico, dei veri apparecchi vengono sperimentati sotto. Queste eliche di 11 metri sono mosse da due motori elettrici di 4.000 cavalli. La corrente d'aria, mescolata ad un gas, permette di vedere il comportamento dell'apparecchio durante il volo. Prove con delle speciali bilance automatiche, si può misurare l'apparecchio e la sua elasticità. Questo sistema permette agli ingegneri e ai tecnici di studiare da vicino ed ogni reazione dell'apparecchio durante il suo volo. Le bilance misurano pure la forza richiesta a manovrare i controlli e permettono di fare tutte le modifiche necessarie prima che sia troppo tardi per accorgersi dell'errore. Tutti gli apparecchi così sperimentati sono certamente atti al trasporto di persone e materiali. Relativamente nuova. Negli uffici cartografici Fairchild, un fotografo sta caricando una speciale macchina fotografica munita di 4 rulli di speciale larghezza. Questa macchina ha 4 lenti che funzionano contemporaneamente. Il fotografo ed un pilota specializzato cominciano ora a prendere dall'aria uniformi fotografie della superficie terrestre, quando volano ad un'altezza dai 4 ai 7 mila metri e si adoperano l'ossigeno. Con carte e strumenti di misura essi calcolano l'altitudine e la velocità dell'apparecchio, che varia a seconda del vento. Ciò determina la frequenza con la quale si debbono prendere le fotografie del terreno. Dei filtri speciali per le lenti correggono i difetti di visibilità dovuti alle condizioni atmosferiche. Mentre il fotografo prende le fotografie, il pilota mantiene il più possibile l'apparecchio su un corso diritto e alla stessa quota. Poi torna indietro e vola parallelo al percorso di andata, ma in modo che le nuove fotografie riproducano almeno per un terzo il terreno fotografato durante il viaggio di andata. In una giornata si può coprire più di 100.000 ettari di terreno con migliaia di fotografie, che vengono messe insieme e catalogate al fine di determinare se il terreno studiato è stato completamente riprodotto.
Poiché della stessa zona si prendono quattro fotografie da angoli diversi, queste vengono esaminate a due con uno stereoscopio e i punti identici vengono marcati con una perforazione. Queste perforazioni, dette punti di controllo, vengono riportate su dei fogli, centinaia dei quali servono come modello. Fatti dei buchi in ogni punto di controllo, vi si passa uno spillo che viene fissato su una tavola. In base alla posizione di questi punti, è possibile ora aggiustarvi il modello e determinare la distanza tra i punti di controllo. Il modello viene gettato via dopo che ha servito a piazzare gli spilli al punto giusto sulla tavola. Stabiliti così dei punti base sulla tavola, si possono adesso confrontare vari gruppi di fotografie. Poiché il più piccolo spostamento dell'apparecchio cambia la posizione dei punti di controllo, solo quelle fotografie che combaceranno con i punti marcati sulla tavola potranno essere usate. L'insieme di queste fotografie così raggruppate viene adesso fotografato. Questa carta è di prezioso aiuto nel trovare la località più adatta dove fare dei lavori, quali la costruzione di strade e di ferrovie, di dighe e di linee ad alta tensione. Essa serve alla protezione di boschi, a progettare divisioni di terreno e a stabilire accurate distanze fra diverse località. Questo è un nuovo apparecchio per la cartografia. La fotografia del terreno viene osservata in un congegno che ne fa risaltare il rilievo proprio come lo stereoscopio che usavano i nostri nonni. Servendosi delle mani e di un piede contemporaneamente, l'operatore segue il contorno delle montagne, delle valli e dei fiumi con una punta, cominciando dai dislivelli più bassi su fino alla cima delle montagne, tracciando dei cerchi immaginari detti curve di livello. Contemporaneamente, questo apparecchio munito di un braccio, con una matita traccia su un foglio di carta le stesse curve di livello seguite dall'operatore, mentre un assistente segna tra curva e curva il grado di inclinazione del terreno. Queste carte servono a mostrare terreni inesplorati, terreni che possono essere ricchi di petrolio ed altri minerali, terreni alluvionali. La cartografia moderna serve a far conoscere meglio all'uomo ogni angolo della Terra e a dargli una visione a volo d'uccello del mondo intero. La scienza ha inventato un nuovo sistema per conservare il sangue. Nella clinica dell'Università Baylor a Dallas, nel Texas, si classificano i vari tipi di sangue da conservarsi per le trasfusioni. Il nuovo processo è dovuto ad un apparecchio deidrante. Facendo il vuoto in tubi di vetro in cui viene immesso il sangue, tutta l'umidità ne viene assorbita ed il plasma si cristallizza. Il dottor Hill, patologo dell'ospedale, ne è l'inventore. In genere il sangue viene conservato in frigoriferi, poiché il plasma in forma liquida si deteriora presto. Col sistema normalmente usato occorre circa un'ora per classificare il sangue e prepararlo per la trasfusione, mentre il nuovo sistema riduce l'operazione a pochi minuti, in tempo forse per salvare una vita. Il plasma in forma cristallizzata non solo è di più facile uso, ma non si deteriora mai. Lo scopo principale dell'apparecchio è di cristallizzare e di mettere da parte vari tipi di sangue di convalescenti, e con questo sangue curare poi altre persone affette dalla stessa malattia. Prima di venir conservato, il plasma cristallizzato deve passare un accurato esame microscopico. È durante la convalescenza che il sangue acquista maggiore resistenza ed è reso immune alla malattia. Così, preparato in anticipo, esso può essere usato in qualsiasi momento come siero e potrà curare nuovi malati. Si elimina in tal modo il rischio di non trovare all'ultimo momento un donatore di sangue affetto dallo stesso male. Questo nuovo sistema di conservare il sangue permette di avere sempre pronta una serie completa di ogni siero per ogni malattia. Questi sieri, conservati in appositi vasi, sono l'arma di difesa della natura contro le malattie. Al momento di usarli, dei cristalli di sangue vengono sciolti in acqua distillata e trasfusi nelle vene dove agiscono immediatamente. Questo deidratore rende grandi servizi alla ricerca scientifica nei laboratori
ed è di enorme utilità nell'applicazione pratica della medicina di tutti i giorni. Diverse piccole comunità americane per le quali non passa la ferrovia stanno ora usando un nuovo tipo di servizio postale aereo. Il governo ha iniziato questo servizio lungo due itinerari soltanto, ma in seguito lo adotterà forse in tutta l'America. Il servizio è fatto da piccoli aeroplani a 5 posti opportunamente trasformati, con a bordo un pilota e un addetto postale. L'apparecchio, volando a una velocità di 200 km l'ora, fa cadere la posta e la raccatta lungo il suo percorso. L'aereo non fa scali intermedi, ma atterra solo ai capolinea. L'addetto postale non ha tempo da perdere, dato che l'aeroplano è atteso in località distanti a volte meno di 5 minuti l'una dall'altra. Due antenne di 9 metri fissate al suolo sono connesse da un cavo di 18 metri cui è attaccato il sacco della posta in partenza. Questi sacchi contengono in genere 14 kg di posta, ma ne possono contenere fino a 34. Al momento di effettuare l'operazione, l'apparecchio si avvicina a terra riducendo la velocità fino a 170 km l'ora. Un'apposita asta calata dall'aeroplano afferra con un uncino il cavo della posta in partenza, mentre allo stesso tempo viene lanciata la posta in arrivo. E adesso fate attenzione, perché nella corsa le due operazioni sono eseguite in un attimo. Ecco che parte, ecco che arriva. Malgrado la fitta rete di comunicazioni aeree dell'America, questo servizio sarà di grande utilità a migliaia di piccole comunità. Se anche vi fosse una sola lettera indirizzata a una certa località, il recapito verrebbe fatto lo stesso. Oltre alla posta aerea, si possono spedire con questo sistema anche pacchi postali espresso, che a volte, data la loro fragilità, vengono protetti entro speciali involucri. Il pacco viene gettato con un piccolo paracadute. La posta viene raccattata con la stessa facilità con cui viene fatta cadere. Ma vediamo cosa c'è in questo pacco appena arrivato. Delle uova? Proprio così. 3 dozzine di uova fresche. Una vera benedizione del cielo. Nelle campagne, come in collina o in montagna, grazie all'intrepido lavoro di questi piloti, il servizio renderà le città ed i paesi più vicini gli uni agli altri e gli uomini più uniti tra loro. La teoria degli elettroni. È così che è stato sviluppato un nuovo microscopio che ha superato i modelli finora in uso, come la televisione ha superato la radio. Questo super microscopio ci ha aperto gli occhi a orizzonti finora sconosciuti e ha rivelato all'uomo un mondo infinitamente minuscolo. Dai filamenti riscaldati di tungsteno di 52 valvole radiofoniche partono delle onde di elettroni a una velocità di 60.000 volts, di cui il moderno microscopio si serve per ingrandire il corpo in esame. Una reticella metallica di sottigliezza microscopica è messa su un sottilissimo film di nitrocellulosa di un 80.000esimo di millimetro. Questi, per essere maneggiati, richiedono la perizia e la sicurezza di una mano esperta. Il corpo in esame è così minuscolo che un ordinario microscopio non lo potrebbe vedere. Esso è messo sul film di nitrocellulosa sostenuto dalla retina metallica e, introdotto in una speciale cartuccia, viene fotografato dal microscopio elettronico che lo ingrandisce di 200.000 volte il suo diametro. Questo apparecchio, sviluppato sotto la direzione del dottor Zworykin,
contiene una camera in cui è stato fatto il vuoto e che permette una maggiore visibilità. In essa è possibile vedere il corpo mentre viene bombardato dagli elettroni. Ecco come vi appaiono i micidiali bacilli della tubercolosi. Ed ecco invece come essi appaiono in un ordinario microscopio. Con questo miracoloso apparecchio è possibile identificare i bacilli del tifo. E questa è una minuscola particella di cipria che sembrerebbe potesse graffiare la faccia. Anche lo streptococco lascia la sua impronta in questo apparecchio meraviglioso. Lo Stato del Colorado è uno dei solerti nel proteggere lo sport della pesca nei suoi bei laghi. Milioni di pesci che ogni anno raggiungono la lunghezza prescritta di 18 centimetri nelle incubatrici di Denver vengono portati laddove la pesca è più scarsa. Più di un milione di trote vengono gettate ogni anno nei fiumi dove si possono riprodurre e dove possono essere pescate. Ogni trota su 10 porta un numero che serve a controllare il tragitto da essa percorso dal punto in cui fu portata. Per effettuare una giusta distribuzione, dei camioncini portano i pesci ai fiumi adiacenti alle strade. Regioni meno accessibili sono raggiunte con animali da soma, ma il Colorado è stato il primo a far uso di aeroplani per questo scopo. Un camion porta i recipienti pieni di pesci all'aeroporto. Ogni recipiente contiene 500 pesci lunghi 18 cm adatti per i corsi d'acqua e 2000 pesci più piccoli per le acque più tranquille di un lago. Insieme al pilota vola un tecnico specializzato. In un paio d'ore l'aeroplano raggiunge le località più remote, per giungere alle quali un'automobile impiegherebbe molti giorni e una carovana molte settimane, senza contare i rischi del trasporto. Adesso il pilota fa cenno che l'aeroplano è giunto su un lago in cui vanno gettati i pesci. Dall'inizio di questo nuovo servizio, il Colorado ha concesso 200.000 licenze di pesca all'anno, il che spiega perché vi è bisogno di portare nuovi pesci nei laghi. Mentre l'aeroplano vola a bassa quota, vengono vuotati i recipienti e i pesci cadono nel lago. È stato provato che nulla succede ai pesci durante la loro breve caduta. Questo nuovo sistema è altamente apprezzato dagli appassionati di pesca. Nelle vaste regioni boscose nord-occidentali degli Stati Uniti, le foreste sono continuamente minacciate dagli incendi ed il governo ha organizzato uno speciale corpo di paracadutisti che imparano a buttarsi da un aeroplano e a svincolarsi dai folti rami degli alberi. Questi paracadutisti del fuoco, dopo 2 anni di servizio nelle guardie forestali, fanno un corso di 6 mesi e si addestrano a questa rischiosa attività. I posti d'osservazione in cima ai monti sono ancora la prima linea di difesa contro il fuoco. Questi eroi solitari sono poco conosciuti, ma chi è primo a vedere un incendio è il primo a combatterlo e appena ne avrà trovato la posizione darà l'allarme alle squadre che sono pronte ad accorrere. Se l'intervento dei paracadutisti non sarà sufficiente, altri rinforzi giungeranno in automobile. Speciali elmetti permettono di infiltrarsi impunemente nei boschi più folti. Nelle loro uniformi di tela, munite di molte tasche, essi tengono le corde con cui si calano dalla cima degli alberi ed altri attrezzi. Con il loro paracadute essi montano in un aeroplano dotato di grande manovrabilità che può decollare in meno di 200 metri e ha una velocità di crociera di 130 km l'ora. Questi apparecchi possono fare un giro completo in un diametro di 200 metri senza perdere quota. L'aeroplano vola intorno all'incendio e permette al pilota di studiare le correnti d'aria ed il terreno e ai paracadutisti di decidere dove gettarsi. Il loro paracadute è largo 9 metri ed essi possono discendere a pochi passi dall'incendio. Con 7 o 8 giri dell'apparecchio, i 7 o 8 paracadutisti si lanciano dall'aeroplano. Dopo di loro vengono gettati con paracadute di canapa gli attrezzi necessari ravvolti in pacchi di un quintale ciascuno. Essi scendono a terra a circa 4 metri al secondo, le caviglie ben fasciate per proteggersi dalle cadute sulle rocce.
Se discendono su un albero e si vi lasciano il paracadute appeso per poi recuperarlo più tardi. E ben pochi paracadute vanno così perduti o strappati. In 6 mesi e si hanno imparato a diventare provetti paracadutisti, ma sono i 2 anni di servizio nelle guardie forestali che insegnano loro ad estinguere il fuoco. Vengono pure forniti loro viveri sufficienti per 3 giorni di lotta contro il fuoco ed apparecchi radio riceventi e trasmittenti con i quali si mantengono in contatto con il pilota che dall'alto può dirigere le operazioni. Senza questo moderno mezzo di estinzione, solo in un anno gli incendi avrebbero distrutto milioni di dollari di legname. Le guardie forestali proteggono le risorse naturali del suolo dai fulmini del cielo e dalla trascuratezza degli uomini.